Un caro saluto da Francesco Samani. Scusate, voglio controllare che sia tutto in fase di registrazione, che sto registrando qui in live. La termine? Ok, è partito. E, con oggi, dato che ho visto che ci sono stati tanti commenti e tanti ringraziamenti riguardo alla lezione sul calcolo della probabilità, che serve per prepararsi alla prova preselettiva, quindi scriviamo prova preselettiva, che riguarda esclusivamente il concorso ordinario su materia. Quindi rimangono esclusi concorso straordinario abilitanti. No, faccio questo perché alcuni colleghi poi mi dicono: ma questo video perché cos'è? Allora lo dico subito all'inizio in maniera tale che se c'è qualcuno che si sta preparando per altro e non per il concorso ordinario, ovviamente può direttamente passare agli altri video. Concorso di FA no, concorso straordinario con almeno 3 anni di docenza no, quindi concorso, lo chiamiamo così, concorso straordinario. Oggi è il concorso 2020 riguardo alla prova preselettiva, riguardo alle domande di logica alle quali vogliamo aggiungere qualche strumento utile che ci dia la possibilità di risolvere i medesimi quesiti in maniera certa e con minor tempo. Allora abbiamo parlato della probabilità e nel video precedente sono ordinati tutti per ordine cronologico della probabilità di un evento matematico. In realtà della probabilità calcolata con leggi matematiche di un evento aleatorio. Aleatorio sta per un evento casuale, quindi le condizioni del meteo piuttosto che il lancio di un dado, piuttosto che il lancio di una moneta, se esce testa o croce, piuttosto che ci sono magari dei calzini blu e dei calzini neri, le estraggo quale mesce, eccetera eccetera eccetera. Allora abbiamo detto che la probabilità di un evento era nient'altro che il numero di eventi favorevoli diviso il numero di eventi possibili. Abbiamo fatto un esempio: se in un dado voglio sapere qual è la probabilità che esca 1, c'è solo una faccia con 1, ci sono 6 numeri, quindi è un sesto, e abbiamo anche detto che se lo vogliamo portare in termini percentuali si moltiplica per 100%, e quindi in questo caso si otteneva 16,6 periodico, che era approssimabile al 17%. Quindi abbiamo detto che il campo degli eventi variava tra 0 e lo 0%, tra 1 e il 100%. Qui ci sono tutti gli eventi probabili, eventi probabili. Questo è un evento certo e questo è un evento impossibile. Adesso bisogna fare per completezza delle precisazioni. Allora, gli eventi possono essere correlati tra loro, ossia per esempio calcolare la probabilità che esca testa e che esca 1 dal dado, ok? Piuttosto che calcolare la probabilità che esca tre, testa e che esca croce. Ovviamente questa probabilità è molto diversa dalla precedente perché ovviamente
il fatto che esca destra preclude il fatto che esca croce, invece il fatto che esca destra non preclude il fatto che dal dado esca 1. Allora, si chiamano eventi incompatibili due eventi tale che il verificarsi di uno esclude il verificarsi dell'altro. Il verificarsi di un evento esclude il verificarsi dell'altro. C'è una partita. Due squadre, la partita di pallone, se vince una squadra non può vincere l'altra. Eventi compatibili, viceversa, sono tutti quegli eventi che possono verificarsi contemporaneamente. Ad esempio, il fatto che una squadra vinca una partita non esclude il fatto che ci sia il sole. Gli eventi possono verificarsi contemporaneamente. Infine, ci sono gli eventi complementari che già la parola stessa penso che vi ha fatto intuire che cosa significano questi eventi complementari. Essi sono incompatibili, però se si verifica uno, non si verifica l'altro. O se si verifica l'altro, non si verifica il primo. Quindi uno dei due si deve verificare sicuramente. Come il fatto che se lancio la moneta, o esce testa o esce croce. Allora, eventi incompatibili. E uno dei due si verifica sicuramente. Benissimo. Allora, adesso facciamo il passo successivo e prendiamo come ipotesi l'evento E. Calcolare. Ovviamente poi nel testo della prova voi avrete A, B, C, D, quattro probabilità. La probabilità che esca testa o che esca un numero pari dal dado. E poi faremo un altro esempio, questa probabilità comincia a essere una come probabilità composta. Come vedete, ci chiede contestualmente
La probabilità di uno correlato all'altro. Poi calcolare la probabilità che esca testa oppure che esca croce. Qua già sapete che o esce testa o esce croce, quindi la probabilità che esca o testa o croce è il 100%, è sicuro che esca uno delle due. Allora, riferiamoci al primo caso. La probabilità di E, che è formato da due eventi, quindi la probabilità che esca testa la chiameremo E', la probabilità che esca un numero pari la chiameremo E'. Ovviamente questo ci dice a me va bene o che si verifica il primo evento o che si verifica il secondo evento. Quindi qual è la probabilità che accada o questo oppure questo? Ovviamente è il valore maggiore di 2. Perché a me va bene che esca croce, cioè che esca testa, mi va bene che esca un numero pari, però il fatto che esca testa non è detto che esca un numero pari, il fatto che esca un numero pari non è detto che esca testa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fate un atto di fede e in questo caso è la probabilità dell'evento globale è il massimo della probabilità dell'evento E', punto e virgola, probabilità dell'evento E'. Se ci fosse stato un E, quindi che si o significa che si verifica uno o l'altro, non è importante. L'E, congiunzione, avrebbe significato invece che si sarebbero dovuti verificare contemporaneamente. Già ci sarebbe stata una restrizione della probabilità, perché sarebbe dovuto accadere che nell'evento 1 uscisse testa, più che nell'evento secondo uscisse un numero pari. Lo facciamo, dai, lo metto tra parentesi, calcoliamo anche la probabilità in cui qui ci sia l'E. Allora, in questo caso è il massimo delle probabilità dei due eventi. Allora, la probabilità che esca testa è un mezzo. Già abbiamo visto nell'altro video la probabilità che dal numero pari, che da un dato esca un numero pari. Scusate, io sono in diretta, quindi non cancello gli errori, cioè mi correggo quando parlo, ma non posso cancellare quello che dico precedentemente. La probabilità che esca un numero pari dal dado è sempre il 50%, perché ci sono tre numeri pari su 6, 3 sesti e un mezzo moltiplicato per 100% fa 50%. E quindi il massimo valore tra un mezzo e un mezzo è proprio un mezzo, che equivale al 50%. Scusatemi 20 secondi, ricevo una telefonata importante, arrivo subito. Eccomi, ho rimandato la telefonata. Andiamo avanti, abbiamo detto facciamo lo stesso calcolo se ci fosse stato l'E. Quindi sempre la probabilità dell'evento E, questo qui, in caso in cui c'era E congiunzione. In questo caso si deve fare il prodotto, quindi è la probabilità dell'evento E' per la probabilità dell'evento E', che è un mezzo per un mezzo, che è uguale a un quarto. E un quarto diventa il 25%. E 1 invece si riferisce a due eventi complementari, cioè o esce uno o esce l'altro. Quindi la probabilità dell'evento E1 nient'altro. Allora, se esce testa lo chiamiamo E', che esca croce E'. Non è nient'altro che l'unione delle due probabilità, quindi P di E' unione P di E', e l'unione in matematica è una somma, quindi un mezzo più
uguale 1 che equivale al 100%. Ok, non voglio fare video troppo lunghi perché la durata media dei miei video è di 4-5 minuti, quindi molti di voi accedono, poi vanno di fretta. E allora, quello che dico, consigli, vedeteveli se sono video che, importanti per la vostra preparazione, vedeteli tutti e non rimandateli. Tanto io all'inizio del video già faccio una selezione e vi dico: guarda, questo video è specifico per. Poi cercate di non mandarmi 10.000 email. Ve l'ho detto, questi video io non ve li posso mandare per email perché sono video molto lunghi. Nei gruppi Facebook, dove nei gruppi studio di Facebook, io vi posso condividere il link. Poi sta a voi il fatto di accedere al link e di condividerlo con le altre persone che magari non riescono ad accedere a queste risorse gratuite. Infatti, più di qualcuno ha chiesto: ma quanto si paga? Non si paga niente. Questo corso, queste video lezioni sono gratuite, dietro non ci sta nessuna casa editrice, nessuna scuola privata, c'è un povero professore che desidera nel proprio tempo libero dedicarsi ad aiutare i propri colleghi. Poi, che altro dire? Niente, io sono enormemente grato a tutti coloro che stanno condividendo i link di questo canale perché aiutano le persone a conoscerlo. E niente, io spero che ci siano tanti commenti. Fate benissimo a porre domande, a chiedermi quali video vi interessano di più, così io produco essenzialmente, vado nella direzione da voi richiesta. E niente, dai, per oggi è tutto, cioè per questo video è tutto. Io vi auguro una dolce e cara giornata e vi mando un caloroso saluto. Buona giornata.